Buonasera e benvenuti ad un'altra conferenza del ciclo Biennale Tecnologia. Questa sera avremo una lezione dello scrittore e sceneggiatore premio Strega Francesco Piccolo, che ci presenterà una sua visione personale della vita di Bianciardi. Buona visione. Buonasera. Ogni giorno io trascorrevo in tram almeno un'ora e mezzo. Bene, chi non sa può forse credere che viaggiando su quel mezzo pubblico 45 ore ogni mese, in capo all'anno, uno debba avere fatto centinaia di conoscenze, decine di amicizie. Per esempio, quelli che per ragioni di lavoro prendono ogni giorno l'accelerato tra Folloni che è il paese mio, li vedrete salutare dal finestrino casellanti e capistazione, preoccuparsi se aggiù un carico non sale come ogni mattina il Marraccini e poi domandare perché e come sta ai conoscenti. Il conduttore nemmeno chiede più il biglietto, casomai si ferma un momento, ti si siede accanto, accetta una sigaretta, si informa se andrai anche tu a ballare a Braccagni il sabato. Molti si sono sistemati così, incontrando sull'accelerato la futura sposa, per esempio mio zio Walter, che lavora nelle ferrovie e che potendo si risposerebbe anche, perché di belle ragazze in treno se ne incontrano parecchie e non è difficile attaccare. Qui no, per cui Bianciardi intende Milano. Ogni mattina la gita in tram è un viaggio in compagnia di estranei che non si parlano, anzi di nemici che si odiano. C'è anche un cartello che vieta le discussioni col personale e minaccia l'articolo 344 del codice contro l'ingiuria nei suoi confronti. Così la gente subisce spaurita e silenziosi i rabbuffi gutturali del bigliettaio che sollecita continuo e insistente di andare avanti, come facevano un tempo le zie nei casini, e dosa parsimoniosamente l'apertura delle porte automatiche e ci richiama, quando necessario, al regolamento. Siamo passibili di sanzioni disciplinari, precisa. Il conducente siede cupo e serio, pronto col piede sul campanello quando sulla strada si pare un veicolo o un pedone. Il bigliettaio sta dietro, sollecita i rabbuffi dei viaggiatori al dosaggio della porta automatica. La gente li rispetta e li teme e li odia, e del resto odia tutto il suo prossimo. È difficile riconoscere una faccia, anche se fai tutti i giorni per anni la solita linea. Questo anche perché si somigliano tutti i passeggeri del tram. Ci sono tre tipi fondamentali di faccia. La faccia del ragioniere in camicia bianca con gli occhi stanchi di sonno già alle 8 del mattino, talvolta i baffetti, sempre due solchi profondi che partono da sotto le occhiaie bluastre e arrivano agli angoli della bocca. Poi c'è la faccia disfatta della casalinga che va al mercato lontano perché si risparmia un po' di danè e nonostante l'ingombro della sporta piena è sempre la prima a salire. Infine c'è la dattilografetta con le gambette secche, che ha una faccia smunta, stirata, alacre, color della terra, color del verme peloso che striscia sulle foglie dei platani. Non si vede altro. Certe magnifiche ragazze le incontri soltanto dopo le 5 del pomeriggio, a piedi nelle vie del centro. Hanno le gambe lunghe e tornite, un incarnato di porcellana, il sedere alto e tondo, superbo. Ti chiedi come facciano a ritornare a casa, perché sul tram non le incontri mai. Ma forse hanno qualcuno che le riaccompagna in macchina e così fanno sempre una vita divergente dalla tua. Incontrerai queste dattilografette, invece, che sono la vera spina dorsale dell'import-export, del commercio, delle attività terziarie e quartarie, secche di gambe, piatte di sedere, sfornite di petto. Picchiettano dalla mattina alla sera coi tacchi a spillo sugli impiantiti lucidati a cera e poi su un pezzetto di marciapiede fino alla fermata del tram. Ora, i tacchi a spillo
sono stati inventati per spostare il baricentro della figura femminile, dandole così un portamento sessuato e cattivante. Allo stesso scopo, in Cina scorciavano un tempo i piedi alle bambine, così da grandi avrebbero avuto il baricentro spostato e l'andatura di cui si diceva sopra. Tutto questo vale purché l'incesso della donna sia lento e armonico. Se invece la donna vuole essere, oltre che sessuata, efficiente e sui tacchi a spillo ci va di premura, di prescia, di fretta, insomma, allora lo spostamento del baricentro provoca una scossa sgraziata che si scarica sulle gote e le fa sconciamente vibrare. Le vedevo ogni mattina queste vibratrici di gote, immobili alla fermata del tram, terre tra la folla dei ragionieri in camicia bianca e delle massaie con la sporta. Scattavano tutte insieme all'arrivo della vettura e mai una volta mi è riuscito di non salire per ultimo. Persino quelli che hanno al bavero lo scudetto dell'associazione Mutilati e Invalidi mi passavano avanti. Persino gli sciancati, i paraplegici, gli zoppi erano più svelti di me. E con una gamba sola. Mai trovato posto a sedere, nemmeno le mattine che mi svegliavo prima dell'ora e avevo il tempo di farmi una passeggiata fino al capolinea. Ho scoperto poi che l'amministrazione ha fatto i suoi studi e ordinato che il tram si muova dal capolinea solo quando tutti i posti a sedere sono già occupati. E anche a trovare posto, alla prima fermata, c'era sempre qualcuno con una gamba solo che fulmineo, avanti a tutti come Enrico Toti, saliva in vettura. Io allora dovevo cedergli il posto a quest'eroe e anche alla vecchia vedova vestita di nero, sotterratrice di chissà quanti mariti, che pure aveva diritto al suo posto a sedere. No, hanno ragione quelli che dicono che io sono rozzo, che non mi so muovere. È vero, io non so nemmeno camminare e una volta mi arrestarono per strada soltanto perché non so camminare e poi mi licenziarono per lo stesso motivo. Così come licenziarono Carlo, mio nobile amico e vero signore, soltanto perché, dicevano gli altri, gli attivisti, non sapeva parlare. Era lento di pronuncia e rallentava il ritmo di tutta la produzione. Io non cammino, non marcio, strascico i piedi. Io mi fermo per strada, addirittura torno indietro, guardo di qua e guardo di là, anche quando non c'è da traversare. Adriano Celentano, che era amico di Luciano Bianciardi, ogni volta che lo vedeva diceva: ma come cammini? Era veramente impressionato e Bianciardi è stato veramente fermato dalla polizia perché camminava male. Sorpreso in atteggiamento sospetto, diceva appunto al telefono a quel maresciallo del buon costume dopo che mi ebbe fermato, caricato sul furgone nero e portato in questura. Come atteggiamento sospetto, chiesi io un po' risentito. Allora lei vuol fare il furbo, né? Disse. Lei camminava lentamente e si è fermato due volte. Dove andava? A passeggio. Ah sì, a passeggio. Lei va a passeggio senza cravatta, da solo, e non tira dritto per la sua strada, va così lentamente e si ferma. Mi tennero chiusa a chiave una nottata intera. E intanto presero informazioni, ma non risultò nulla e mi rimandarono a casa con tante scuse. Ma anche lei, benedetto ragazzo, concluse il maresciallo del buon costume, paterno adesso, anche lei, girare così. E mi licenziarono, soltanto per via di questo fatto che strascico i piedi, mi muovo piano, mi guardo attorno anche quando non è indispensabile. Nel nostro mestiere invece occorre staccarli bene da terra i piedi e ribatterli sull'impiantito sonoramente. Bisogna muoversi, scarpinare, scattare e fare polvere. Una nube di polvere possibilmente e poi nascondercisi dentro. Non è come fare il contadino e l'operaio. Il contadino si muove lento perché tanto il suo lavoro va con le stagioni. Lui non può seminare a luglio e vendemmiare a febbraio. L'operaio si muove svelto, ma sei alla catena perché lì gli hanno contato i tempi di produzione e se non cammina a quel ritmo sono guai. Ma altrimenti l'operaio va piano. In miniera, per esempio, non si mette mai a battere i piedi e il falegname se la fa con calma la sua seggiola e il suo tavolino, con calma e precisione. E l'imbianchino ti resta in casa una settimana solo per salvare una stanza. Ma il fatto è che il contadino appartiene alle attività primarie e l'operaio alle secondarie. L'uno produce dal nulla, l'altro trasforma una cosa in un'altra
Il metro di valutazione per l'operaio e per il contadino è facile, quantitativo. Se la fabbrica sforna tanti pezzi all'ora, se il podere rende. Nei nostri mestieri è diverso, non ci sono metri di valutazione quantitativa. Come si misura la bravura di un prete, di un pubblicitario, di un PRM, sarebbe il PR di ora? Costoro né producono dal nulla né trasformano, non sono né primari né secondari, terziari sono. E, anzi oserei dire, se il marito della billa non si oppone, addirittura quartari. Non sono strumenti di produzione, nemmeno cinghie di trasmissione, sono lubrificante, al massimo sono vaselina pura. Come si può valutare un prete, un pubblicitario? Come si fa a calcolare la quantità di fede, il desiderio di acquisto, di simpatia che costoro saranno riusciti a far sorgere? No, non abbiamo altro metro se non la capacità di ciascuno di restare a galla e di salire più su, insomma di diventare vescovo. In altre parole, a chi scelga una professione terziaria o quartaria occorrono doti e attitudini di tipo politico. La politica, come tutti sanno, ha cessato da molto tempo di essere scienza del buon governo ed è diventata invece arte della conquista e della conservazione del potere. Così la bontà di un uomo politico non si misura sul bene che egli riesce a fare agli altri, ma sulla rapidità con cui arriva al vertice e sul tempo che vi si mantiene. E la lotta politica, cioè la lotta per la conquista e la conservazione del potere, non è ormai più, apparenze a parte, fra Stato e Stato, fra fazione e fazione, ma interna allo Stato, interna alla fazione. Allo stesso modo, nelle professioni terziarie e quartarie, non esistendo alcuna visibile produzione di beni che funga da metro, il criterio sarà quello. Sei diventato vescovo? No, allora vatti a riporre. La concorrenza? Che ti importa della concorrenza? L'importante è fare le scarpe al capo ufficio, al collega, a chi ti lavora accanto. Il metodo del successo consiste in larga misura nel sollevamento della polvere. È come certe ali al gioco del calcio in Serie C che ai margini del campo, vicino alla bandierina, dribblano se medesime 6-7 volte e mandano invisibile il pubblico sprovveduto. Il gol non viene, ma intanto l'ala ha svolto, come suol dirsi, larga mole di lavoro. Così bisogna fare nelle aziende di tipo terziario e quartario, che oltretutto, ripeto, non hanno nessun gol da segnare, nessuna meta da raggiungere. E poi badare ai marcamenti. Marcamenti a zona, marcamenti a uomo. Radice su Corso, David su Bettini, Salvatore su Hitchens liberando Maldini il capitano, il Cesare nostro, che è grande, ma lei è anche un po' ciurla. Il marcamento di primo tipo giova ai piani minori e se ne servono infatti le segretarie di ogni livello che io conosco meglio di ogni altro in Europa, sia per esperienza diretta, sia per approfondimento teorico degli studi, essendo io, pur senza figurare, l'autore della più usata e citata trattazione sull'argomento. La segretaria ideale, dunque, marca zona. Si sceglie un settore e lo fa diventare importante. Basta anche un settore umilissimo, anzi è meglio. Ho conosciuto una segretaria che sapeva soltanto leccare le buste e i francobolli, eppure diventò indispensabile perché fece in modo che il pensamento e la stesura delle lettere diventassero attività sussidiaria del leccamento suo. Le mie lettere, dottare, diceva slabbrando le vocali, scusi se le faccio premura, abbia la cortesia di dettare le mie lettere che devo spedirle. Ho conosciuto telefoniste che in pratica dirigevano aziende di media grossezza. Il suo nome per favare, dicono slabbrando la vocale oppure strizzandola, il suo nome Prigo. Devi dirgli il nome e il motivo della comunicazione, altrimenti quella si impunta, ti dice lei non vuol collaborare con me. E non ti fa parlare né comunicare col comandatore. Basta che una di queste segretariette con le sue gambette secche il visino terreo si impadronisca ad un pezzo di tubatura aziendale e lo intasi perché poi tutto si subordini a lei.
dirigenti maschi più astuti se ne sanno giovare e dispongono loro i marcamenti. Si vede subito chi è destinato a far carriera. Si vede perché per prima cosa riesce a farsi dare una segretaria, magari mezza, così per cominciare. Ha il telefono lì sul tavolo, gli basterebbe fare il numero e chiacchierare. E invece no. Suona il campanello, chiama la segretaria, le ordina di cercargli il numero e di dargli la comunicazione, e mentre quella armeggia col disco bucato, lui sta impassibile ad aspettare che l'altro sia in linea. Non se la tira sulle ginocchia, non le tasta il sedere, no, queste sono barzellette, e lui sa che la segretaria è asessuata, sa che la segretaria serve a tenere i marcamenti, a fare polvere, a dare la sensazione dell'attività. I grossi dirigenti hanno almeno due segretarie generali, ciascuna delle quali mette poi al mondo per partenogenesi due segretariette più piccine, e avanti così, per geminazione, secondo vuole la legge di Parkinson. Ai marcamenti a zona provvederanno loro, al dirigente resta da badare agli altri, cioè ai marcamenti a uomo. Allora, questo è il settimo capitolo della Vita Agra ed è uno dei capitoli più espliciti, scusate, sulla questione di cui si occupa il romanzo, cioè il boom economico. La Vita Agra è il romanzo del boom economico, è riconosciuto così da tutti ed è soprattutto il romanzo contro il boom economico. Bisogna fare qualche passo indietro però per ricostruire la genesi del romanzo. Bianciardi nasce a Grosseto e a quelle zone che si riferisce quando parla di Follonica, delle stazioni dei pendolari, e nella sua vita accade un evento, lui che si è già impegnato sia intellettualmente sia politicamente, accade un evento forte nella sua zona. A Ribolla una miniera scoppia e muoiono più di 40 minatori. Di questo, insieme a Carlo Cassola, che è il suo amico, scriverà I minatori della Maremma. I fatti succedono nel 1954, il libro esce poco dopo. Dopodiché rimane a Grosseto e di questo periodo di vita intellettuale di provincia fa un racconto bellissimo nel primo della trilogia, di quella che si chiama la trilogia della rabbia, Il lavoro culturale, e cioè racconta come degli intellettuali di provincia cercano di tenere in vita sia la vita intellettuale sia la vita politica della cittadina, e devo dire è un romanzo esilarante per tutti i tic linguistici e anche i tic culturali che si raccontano. È come se e corrispondono esattamente a quelli che potremmo pensare oggi in una cittadina di provincia. Dopodiché si trasferisce a Milano perché viene chiamato a fare la grossa impresa, e cioè viene chiamato da Gian Giacomo Feltrinelli, perché Feltrinelli vuole fondare una casa editrice insieme ad altri, Valerio Riva e tanti altri, cominciano a lavorare in questa casa editrice, e lui poi scriverà un secondo libro che si chiama L'integrazione, che è il libro sulla Feltrinelli, sugli anni della Feltrinelli, è il libro che racconta questo periodo, anche quel libro molto divertente, racconta questo periodo di vita alla ricerca della nascita di una casa editrice che non nasce mai, perché quello che lui chiama il giaguaro, che poi è il soprannome di Gian Giacomo Feltrinelli, non compare mai, è sempre lontano. Quelli che lavorano dentro cominciano a diventare dei burocrati. Tra l'altro Bianciardi, quando poi la casa editrice nascerà, cominceranno a pubblicare i primi libri e lui ci sarà, parteciperà con Filippini, con Riva, con tanti altri, poi verrà veramente licenziato per scarso impegno, come lui poi racconta qui dicendo che strascicava i piedi. Ma nell'integrazione c'è anche il racconto dell'arrivo a Milano,
della vita di un provinciale che va a Milano. Sia il lavoro culturale sia l'integrazione sono dei libri atipici, poco classificabili, e che hanno tutti e due come protagonista una coppia di fratelli. Cioè Bianciardi si divide in due personaggi, ne fa un fratello che faceva il giocatore di calcio, che poi è uno fallito come giocatore di calcio e quindi un po' ignorante, che però vuole anche lui diventare un intellettuale, che segue questo fratello molto più colto e che ha invece molta più coscienza politica. E questi due sono i due personaggi che poi vanno a Milano a lavorare dentro la Feltrinelli, quindi in pratica si sdoppia. Poi, quando viene licenziato, comincia la sua attività, quella più conosciuta da tutti, cioè la sua attività di traduttore. Ha incontrato intanto una persona che è Maria Jatosti, con cui va a convivere. Lui ha già una moglie, ha già un figlio, e poi avrà un figlio e una figlia che poi nascerà con la moglie di Grosseto, e la abbandona per vivere con Maria Jatosti. Farà avanti e indietro con Grosseto, cercherà di nascondere a sua moglie per tanti anni questa relazione, ma in pratica vive con questa persona. Racconto tutte queste cose perché tutte queste cose sono poi nella vita agra. Comincia questo lavoro forsennato di traduzione, aiutato da Maria Jatosti. Lui si metteva spesso a letto, leggeva e ad alta voce traduceva oralmente. Maria Jatosti scriveva, o per esempio si dividevano le pagine. Lui comunque si svegliava la mattina, andava a fare colazione al bar, tornava, lavorava fino alle 3 del pomeriggio, fino alle 2 del pomeriggio o alle 2:30, quando era pronto il pranzo che Maria gli preparava, mangiava, tornava in camera, chiudeva tutte le tapparelle, si metteva a dormire 2 ore, si risvegliava e lavorava fino alle 11 di sera. E così ha prodotto, e con l'aiuto della sua compagna hanno prodotto, una quantità di traduzioni enormi. Quasi tutto quello che abbiamo letto di americani, di lingua inglese, dagli anni 60 in poi, a fine anni 50, inizio anni 60 e dopo, è quasi tutto tradotto da Bianciardi, e con delle traduzioni meravigliose dal punto di vista linguistico, forse meno filologiche di quanto dovesse essere. Molte volte, per esempio, come l'esempio che sto per farvi, che è decisivo per la vita agra, molte volte sono stati ritradotti i libri tradotti da Bianciardi, e probabilmente hanno avuto delle traduzioni sicuramente più esatte, ma che hanno perso molto della grande brillantezza che avevano i libri di Bianciardi. Di molti di questi libri, io per esempio sono stato lettore, e di due di questi sono rimasto legato a quella traduzione, perché a me sembra impossibile che si possa leggere quel libro in italiano in un altro modo, che sono I Tropici di Henry Miller, Tropico del Cancro e Tropico del Capricorno. Ma l'incontro con Henry Miller risulta decisivo per la vita di Bianciardi e per la vita agra. Perché? Perché nel 1961, la vita agra è del 1962, esce nel 1962. Nel 1961 a Bianciardi la Feltrinelli dà questi due tropici da tradurre. Bianciardi impazzisce per questi due libri, proprio impazzisce. I suoi amici dicono che per tutto il periodo che ha tradotto quei libri non parlava d'altro, usciva di casa con le pagine che aveva tradotto, andava al bar e leggeva queste pagine. Ha anche conosciuto Henry Miller raccontando di lui, e a un certo punto ne diventa così affezionato che lo chiama Enrico Molinari, non lo chiama più Henry Miller, perché dice che ormai è diventato suo fratello. Ma questa fratellanza con Henry Miller produce un'altra cosa, produce un libro che lui vuole scrivere. Cioè, improvvisamente, leggendo Henry Miller, lui decide che vuole scrivere il libro,
un libro, dice, una pisciata, dice, che è un linguaggio molto alla, è una parola alla Henry Miller, alla Tropico del Cancro, una pisciata da fare su tutta Milano. E cosa ci mette dentro in questo libro che scrive in pochissimo tempo? Traduce dalla primavera all'autunno i due tropici e a settembre dell'anno dopo la vita agra in libreria. Quindi potete capire quanta distanza c'è. Lo scrive in pochissimo tempo. E che cosa scrive? Scrive un libro su un grossetano. Smette di avere questi due personaggi, diventa Luciano. Diventa Luciano e prende la sua vita, un po' come fa o pensa che faccia Henry Miller. Va a Milano perché deve lavorare in una grossa impresa, che si potrebbe dire che quella della Feltrinelli, e poi viene anche licenziato, come racconta in quel capitolo, e quindi comincia a fare altre cose tra cui le traduzioni. E infatti nel capitolo successivo al settimo c'è un capitolo tutto sul tradurre, e va a Milano con un compito, quello di far saltare i torracchioni dove c'è la Montecatini, in pratica, che lui nel romanzo mi pare chiama in un altro modo, che è la ditta proprietaria della miniera che scoppiò nel 54 a Ribolla. Quindi prende una parte decisiva, importantissima della sua vita, e la fa diventare il motivo per cui scrive La vita agra. Perché vuole distruggere quei torracchioni? Vuole distruggere quei torracchioni perché sono perché lì dentro c'è la società proprietaria della miniera, e quindi i colpevoli di quel disastro. Ma vuole farlo anche perché per lui Milano è l'orrore. È quella cosa che racconta qui del tram, cioè dice la gente pensa solo ai soldi, pensa solo a vivere per lavorare. Io adesso vi leggo una parte sui soldi, se la riesco a prendere al volo. Aspettate. Non credo di riprenderla al volo. Sì. Lì nei paraggi c'erano un paio di bar con la televisione, il padrone sul podio della cassa con gli occhi vigili perché tutti consumassero qualcosa e la gente stava ammutolita a guardare. Qualche volta con Anna è praticamente la trasposizione letteraria di Maria degli Atosti. In pratica nella vita agra lui racconta di avere una moglie nella sua città natale, un figlio nella sua città natale, e ha questo rapporto con Anna, non ha il coraggio di dirlo alla moglie. Insomma, prende a piene mani la propria vita e la usa per scrivere questo libro, che è il tentativo di distruggere la società sia economica ma anche culturale italiana, perché dice che la società culturale italiana è connivente di tutto questo. Qualche volta con Anna ci entrammo cercando di attaccare il discorso con gli spettatori, ridendo alle papere del presentatore il giovedì sera, ma la gente ci guardava appena e un po' storto, anzi, e una sera un tale borbottò: ma che cosa ci sarebbe da ridere? Sai la grana che si fa, quello, altro che ridere. Dicevano tutti la grana e poi i danè. La grana sarebbe quella che si prende, i danè quelli che si pagano, mi pare di aver capito. Ci vogliono tanti danè, dicevano appunto le donnette la mattina al mercato rionale, che era un grande padiglione basso e largo proprio in mezzo alla piazza. Eh sì, tanti danè. E così dicendo sostavano in fila silenziosa tutte intercherite davanti ai carrettini della frutta, dove un meridionale nero e berciante pesava le arance e le buttava in un imbuto di carta gialla. Tanti danè. La grana, diceva invece il droghiere. Lo diceva con gli occhi, e con gli occhi stimolava il commesso, piccoletto e nervoso, a fare presto, a fare tanta grana e subito.
Quindi, appunto, non è soltanto un attacco alla grande azienda, è un attacco proprio a tutta la città, a tutto il paese, anche ai ceti medi più bassi, anche ai commercianti al dettaglio. Tutti pensano soltanto a fare soldi e lui vuole distruggere questa ideologia imperante, la vuole far saltare in aria. Il suo compito è andare a Milano a fare questo. Poi si innamora di Anna, poi comincia a incontrare delle persone interessanti, poi gli manca il coraggio di andare là, continua ad andare ogni mattina a vedere, lo si vede anche molto bene nel film che poi è stato fatto nella vita agra di Lizzani con Ugo Tognazzi, va lì, ma pian piano si ammorbidisce. E come la risolve Bianciardi Luciano dentro il libro questa frustrazione, questa castrazione, questo fallimento? La risolve dicendo, appunto, non si può distruggere solo Montecatini, bisogna far saltare in aria tutta la società, quindi la Montecatini non la distruggo più. In questo modo, in pratica, si spiata, ed è forse la cosa più potente della vita agra. Questo rivoluzionario, questo che verrà definito poi un anarchico, ma ci arriviamo, perché è veramente un uomo solitario, mandato da nessuno, è lui che si è preso carico di cambiare Milano e soprattutto di distruggere la Montecatini, ma non ha il compito di farlo, se l'è dato da solo, è andato a Milano, si è cercato un lavoro solo per fare questo e poi non lo farà mai. Ora, quando pubblica questo libro, quando scrive questo libro, comincia a scrivere agli amici Bianciardi dicendo: ho scritto un libro che darà molto fastidio. In effetti lui aveva già scritto due libri, Il lavoro culturale e L'integrazione, che erano dei libri molto atipici, ma anche, ovviamente, di nessun successo, ma anche che erano stati, che insomma erano un po' satirici sul mondo intorno, erano satirici rispetto alla provincia, alla vita intellettuale di provincia, erano satirici verso la grande impresa editoriale, erano satirici verso Milano, erano satirici verso la vita stentata che si aveva lì, e qui ci rimette tutto dentro, mette tutte queste cose dentro la vita agra, usa questa lingua nuova che riceve da Henry Miller, spinge pesantemente contro la società e finisce questo romanzo in poco tempo. Comincia a far leggere il romanzo agli editori e ben quattro editori lo vogliono di corsa. Rizzoli, Mondadori, Einaudi e Bompiani. Tutti vogliono il romanzo di Bianciardi. Mondadori lo vuole in una maniera troppo astratta, secondo lui. Bompiani gli chiede di pubblicarlo, ma di riscrivere alcune parti, cosa che offende Bianciardi mortalmente. E quindi non ci vuole avere più a che fare. Einaudi, di cui Calvino del libro è totalmente entusiasta, ma secondo Bianciardi Einaudi gli vuole dare pochi soldi, poca pubblicità, poco interesse e molto onore, perché dice che l'Einaudi fa questo, vuole dare molto onore. E Bianciardi dice: io dell'onore non me ne faccio niente, perché ho bisogno dei soldi. Perché un po', forse uno dei motivi per cui ha scritto questo libro, o comincia a pensare anche questo, è perché vuole anche non vivere più quella vita di traduttore per 14 ore al giorno. Invece Rizzoli, che ha fino a quel momento in pratica la Burr come collana vera, e che ha da pochissimo una collana narrativa, perché Domenico Porzi, un giornalista che era al Corriere, giovanissimo, a un certo punto dice a Rizzoli: ma perché non facciamo una collana, me ne occupo io. Rizzoli ci pensa e dice: vabbè, provaci, e comincia a fare questa collana che si chiamava La Scala, e Ripa di Meana, scusate, mi sfugge il nome, no, il marito, Carlo, ecco, Carlo Ripa di Meana, a cui il libro La vita agra è dedicato per questo motivo, era molto amico di Bianciardi, lavorava alla Rizzoli, fu chiamato da Domenico Porzi a lavorare alla Rizzoli,
passava tutte le serate con Bianciardi, e Bianciardi a un certo punto gli fa leggere il libro. Lui gli dà anche dei consigli mentre lo scrive, e quindi è per questo anche che alla dedica, il libro viene dedicato a lui, ma soprattutto lo legge, dice che è un capolavoro e lo porta a Domenico Porzio e lo costringe a leggerlo lì in casa editrice davanti a lui, perché dice: questo libro è pazzesco, lo vogliono anche altri, ce lo dobbiamo prendere noi. E in realtà Carlo prima di mattina, la sera, va da Bianciardi e dice: noi vogliamo fare questo libro, lo pubblichiamo immediatamente, senza una correzione, senza niente, perché Carlo Lippo di Meana sapeva che la Bompiani voleva fare le correzioni, lo prendiamo e lo pubblichiamo. E Bianciardi dice: sì, va bene, adesso però vattene, devo finire le mie pagine di traduzione del giorno. Infatti Carlo Lippo di Meana racconta questa cosa con grande delusione, perché pensava che lui saltasse dalla sedia, invece lui, che doveva fare un certo numero di pagine di traduzione al giorno, era soltanto una perdita di tempo in quel momento per lui, ma in effetti ne fu molto contento. Il libro esce a fine settembre del 62, una settimana dopo, Indro Montanelli, sulla terza pagina del Corriere della Sera, scrive un articolo che si intitola Un anarchico a Milano. Questa parola anarchico poi verrà affibbiata a Bianciardi per tutta la vita, cosa di cui lui era molto contento. Anche la biografia bellissima, se qualcuno vuol leggere la biografia su Bianciardi, che si chiama Vita agra di un anarchico, di Pino Corrias, si intitola appunto Vita agra di un anarchico, perché quella definizione di Montanelli diventa una definizione definitiva. Montanelli fa questo articolo. Un po' nell'ambiente già si diceva che questo libro era un libro molto interessante. Insomma, in pochissimo tempo il libro di Bianciardi va in vetta alle classifiche, comincia a fare edizioni su edizioni, e Bianciardi diventa una specie di idolo del 1962-63 di tutto il mondo intellettuale italiano. Si parte da Milano, poi Bianciardi insieme a Domenico Porzio fa dei lunghi giri in Emilia Romagna, in Veneto, in Piemonte, girano città grandi e piccole facendo questa specie, come dice Bianciardi, di teatrino in cui dicevano sempre le stesse cose, ma lui era molto divertente, conquistava tutto il pubblico. Poi a un certo punto dice anche, in una lettera a un amico, dice anche: io parlo bene di tutti gli scrittori, i colleghi, quando mi dicono lei cosa pensa di Cassola, cosa pensa di Calvino, cosa, io dico sono tutti bravi, sì, tutti, sono tutti bravissimi, meravigliosi, perché ho imparato che si fa così. E pian piano nascono in lui due cose molto interessanti. La prima è che diventa un po', come dire, va un po' fuori di testa, perché questo successo è molto grande. Diciamo, in termini numerici è un successo molto buono, sempre tra i libri più venduti, ma non è questa la questione. Come dice lui stesso in un'altra lettera, dice: la parola agra è diventato praticamente il centro di Milano, fra poco mi pagheranno soltanto per aver detto questa cosa. Ovviamente cominciano ad arrivare anche prospettive di soldi, e poi arriveranno dei soldi, ma soprattutto cominciano ad arrivare un sacco di richieste di collaborazioni, di scrivere un racconto per una rivista, di scrivere per questo giornale e quest'altro, e soprattutto Montanelli lo chiama. E qui entriamo nella seconda questione che entra nella testa di Bianciardi. Montanelli lo chiama e dice che gli vuole parlare. Lo convoca a Via Solferino. Via Solferino è una strada molto importante per Bianciardi, perché quando arriva a Milano va a vivere in una pensione in Via Solferino, e tutto quello che racconta dell'integrazione è ambientato in Via Solferino. Comunque va da Montanelli e Montanelli gli propone un contratto di collaborazione di 300.000 lire al mese, che allora era una cifra gigantesca e che lui, con tutte le traduzioni che faceva, non avrebbe guadagnato per nessun motivo. Bianciardi gli chiede se ci può pensare due giorni. Montanelli capisce e dice: non fare il bischero. E lui se ne va, dice: ti do una risposta fra due giorni. E lì subentra la seconda questione, e cioè lui dice: io ho scritto questa pisciata, come dice lui, per
polemizzare con tutti, per distruggere il mondo, e in effetti ne sono diventato l'idolo di questa, io sono diventato l'idolo di queste persone, perché davvero non si faceva una aperitivo, cocktail, presentazione senza Bianciardi. Tra l'altro Bianciardi, che era una persona veramente estrosa, molto toscana, molto difficile anche, andava lì e rompeva le palle a tutti, diceva delle cose terribili a tutti, e quindi questa cosa qua, invece di offendere, faceva simpatia. E quindi assomigliava a Flaiano in questo, cioè era molto battutista. In questa vita lui comincia a sentirsi strano, ed è per questo che va da Montanelli e dice: non accetto la cosa al Corriere. Lui rinuncia a questa cosa, poi scriverà per Il Giorno, poi scriverà per Il Guerin Sportivo, poi scriverà per Playman e non mi ricordo cos'altro, cioè i primi giornali, ABC era, i primi giornali dove c'erano anche le donne nude, ma dove si scrivevano racconti, era un po' sulla scia del Playboy americano e del Playman americano. Quindi sceglie di scrivere sul Giorno, perché Il Giorno era un po' un giornale più della sinistra milanese, mentre il Corriere della Sera, secondo lui, era proprio il posto che lui aveva attaccato. E quindi comincia ad avere questa contraddizione enorme dentro di sé, perché La vita agra, in qualche modo, era un libro che doveva essere una esplosione, appunto, e non lo è. È esattamente come succede a Luciano con Il Torracchione. È andato lì per far esplodere Il Torracchione e poi pian piano si è inserito nella società dove c'è Il Torracchione. E la stessa cosa capita nella vita di Bianciardi. In queste feste comincia a bere di più, perché Bianciardi era un grande bevitore. Lo dico perché è morto per questo, è morto per cirrosi epatica, è morto per alcolismo, è morto a 49 anni, insomma giovanissimo. E pian piano, in pratica, la sua vita torna, è vero, scrivendo anche molto di più per i giornali, ma torna alle traduzioni, perché rifiuta tutto questo. La vita agra dà anche due ferite molto grandi a Bianciardi, perché da una parte tutto il mondo lo osanna. Dopodiché, devo dire, nel tempo questo libro poi è stato un po' messo in un angolo. Non è riuscito a diventare un classico della letteratura italiana. È sempre il libro del boom, è sempre il libro di quell'anno, è sempre il libro di quegli anni. Tra l'altro è un libro che anticipa e va in contemporanea con tutta la filmografia della commedia dell'italiana forte di quegli anni, il boom di De Sica, Il Sorpasso. Sono tutti libri che nascono da lì, compreso La vita agra, Una vita difficile, tutti quei libri, tutti quei film e questo libro hanno costruito un vero linguaggio critico sul boom economico italiano, molto forte, ma anche appunto lo hanno raccontato e ne hanno partecipato. Però succedono due cose molto dolorose nella vita di Bianciardi a proposito di questo libro. Maria Jatosti, che chi legge La vita agra vede che il ritratto di Anna è un ritratto, insomma, per quanto riguarda la questione letteraria, molto bello, ma un po' feroce. E per quanto riguarda lei, Maria Jatosti, che legge questo libro, lo legge ovviamente prima che esca, e si vede ritratta in una maniera, come dice lei, totalmente ingrata, perché dice: noi abbiamo costruito una vita insieme, siamo stati in questa soffitta a scrivere insieme le traduzioni e lui mi tratta come una rompiscatole da prendere in giro. E la Jatosti ne rimane molto addolorata da questo libro, moltissimo, tant'è vero che lui comincia a prenderla in giro, appunto come nel libro, Luciano prende in giro Anna, con gli amici dicendo: a Maria non è piaciuta La vita agra, Maria non, l'unica persona al mondo a cui non piace La vita agra è Maria. E lei si incazza molto, perché ne aveva molto sofferto, gliene ha parlato. Quando lo legge dice:
è una grande delusione. Ovviamente lui dice, ma è un romanzo. Lei dice, sì, lo so che è un romanzo, ma qui dentro c'è qualcosa che racconta che io e te non abbiamo vissuto una complicità in una società come io credevo. Insomma, lei se ne va. Poi lei se ne va a Roma con il figlio, che intanto Marcellino è nato dalla loro relazione, se ne va con il figlio, lui la richiama, ma da allora in poi praticamente non restano più veramente insieme, e poi lei tornerà, soprattutto perché lui si ammala, e poi tornerà quando gli starà vicino, quando morirà. Però questa, la vita agra, mentre gli dà un successo enorme, gli fa perdere questa grandissima storia d'amore, proprio perché il ritratto di Anna nel libro è troppo violento. E poi c'è questo Tacconi, che è un suo amico del tempo di Grosseto, di quando ci fu l'esplosione in miniera, che era un sindacalista amico suo, che aveva molto lottato per i diritti dei familiari dei minatori, e lui lo mette nel libro come uno a cui è stato, cioè come uno con il quale con complicità hanno deciso di fare questa cosa. Questa cosa è andata lui a farla a Milano, ma in pratica nel libro vuole dire, e lo vuole dire in una maniera positiva, che Tacconi approva. Ora, questo Tacconi, che è il suo amico di Grosseto, di quando erano ragazzi, lo denuncia, perché dice che questo libro vuole dire che lui voleva far saltare in aria la Montecatini, e quindi se ne sente offeso e anche, dileggiato. E in pratica Bianciardi, che voleva fare un omaggio a questo suo amico mettendo il nome vero nel libro, si trova ad affrontare i tribunali. Alla fine ne uscirà totalmente innocente. Tra parentesi, poco dopo che comincia questo processo, Tacconi muore per un infarto, e lui pensa, in maniera anche molto dolorata, che questa cosa finisca. Invece l'avvocato e la moglie vogliono continuare, vogliono andare fino in fondo, e lui per un po' di anni deve avere a che fare con questa cosa. E questa cosa, come dire, mette insieme a quella che è successa con Maria, mette la vita in una luce un po' buia per lui, perché all'inizio ne aveva ricevuto tutti gli onori, poi questi onori li aveva presi con sospetto, e anche aveva detto, ma allora cosa ho fatto? Poi ha avuto delle conseguenze con la sua compagna che amava, e poi questa specie di simbolica denuncia di un testimone proprio di quella cosa che l'ha accompagnato per tutta la vita, perché poi è cominciata la sua vita letteraria con i minatori della Maremma ed è finita, non è finita perché poi proseguirà, ma a un certo punto con il suo libro più importante, La vita agra, va a proprio quell'episodio di Ribolla al centro del libro, e trova che tutto questo sia un torto che viene fatto a lui e al romanzo. Dopodiché si dedica a cose completamente diverse come scrittore: alla storia d'Italia, alla storia del Risorgimento, a Garibaldi, con libri, devo dire, poco fortunati, e poi ricomincia a tradurre, e in pratica muore prestissimo per questa vita assurda che fa, e muore anche abbastanza solo perché appunto Maria in fondo, anche se gli sta vicino, non sta più con lui. Quindi tutto questo, questa specie di pisciata contro il mondo capitalista, e contro il boom economico, contro la Milano dei lavoratori, dei danè, della grana, eccetera, si ritorce completamente soltanto su Bianciardi. In più, oggi, a proposito dei torracchioni, perché lui dice che vuole far saltare o un solo torracchione o tutti e quattro i torracchioni di Milano, diciamo che oggi Milano di torracchioni non ne ha più quattro, ma ne ha 400, e quindi Bianciardi ha perso su tutta la linea. Grazie.
Grazie.